Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Era da tanto tempo che volevo fare questo video tag, probabilmente passerà altrettanto prima che lo vediate, perché io e la pubblicazione siamo in lotta perenne, ma comunque se lo state vedendo vuol dire che finalmente mi sono deciso. Come vedrete dal titolo si tratta del tag Cosa ne sai del tuo nome, ideato dalla mia amica Caterina, che ha nickname e canale Sottina F, che saluto. Mi raccomando, vi lascio il link al suo canale, passate da lei perché merita di crescere, non aggiungo altro. Passiamo alle domande. Conosci il significato del tuo nome? Allora, non me lo ricordo a memoria, sinceramente. Non volevo fare la figura del figo che ha cercato su Google e dice tutto a memoria. Comunque, presa poco, dovrebbe trattarsi di potente, valoroso o qualcosa del genere. Mi chiamo Riccardo, se c'è ancora qualcuno che non lo sa. Sai perché ti hanno chiamato così? Allora, mi hanno detto che mio padre ha scelto il mio nome decidendo di rompere la solita tradizione tipica, sicuramente del sud Italia, e poi non so se anche di altri posti, di portare il nome del nonno. Infatti io non porto il nome di nessuno dei due nonni. Il tuo nome ti piace molto? Infatti, a chi conosce la mia intera storia dico sempre: non mi cambiate il nome perché è stata l'unica cosa buona che hanno fatto i miei genitori. Parenti ed amici ti chiamano con un diminutivo o un nomignolo, oppure sempre con il tuo nome per intero? Non sento più i parenti, comunque non è questa la sede per parlare di questa cosa. Amici e conoscenti tendono a chiamarmi Rick di solito. Anche se qui nella zona di Grosseto, non so se anche nel resto della Toscana, mi chiamano anche Ricca. Mi fa un po' ridere perché sembra, non so, una cosa tipo asessuata, un po' buffa. Ma non è un problema perché io non ho problemi di sessismo vario, o perlomeno cerco di non averli, e se me ne accorgo mi sento sempre abbastanza una cacchina. In che giorno cade il tuo onomastico? Anche se sono ateo, comunque il mio passato da credente mi fa ricordare ben due onomastici. San Riccardo Re, che cade il 7 di febbraio, e San Riccardo Vescovo, che cade il 3 di aprile. Spero che si dica cade, non sono sicurissimo. Sapresti citare personaggi famosi, storici, artistici o di spettacolo che hanno il tuo stesso nome? Vabbè, il più famoso era Riccardo. Sicuramente. Poi adesso vi faccio ridere. A forza di essere costretto a guardare un posto al sole con mia nonna, mi ricordo di un attore, peraltro che trovo anche piuttosto avvenente e affascinante, e che ha procurato non pochi problemi alla mia sessualità incerta di bambino, che si chiama Riccardo Polizzi Carbonelli, mi pare. Se trovo una foto ve la metto. Interpretava il dottor Ferri nell'allora serie di Un posto al sole. Adesso non lo guardo più e non lo so se c'è ancora, se l'hanno fatto morire o se hanno fatto morire il personaggio, naturalmente non l'attore. Comunque vi metterò la foto. Potendo cambiare nome lo faresti? E se sì, che nome sceglieresti? No, come ho detto prima, mi piace il mio nome. Al contrario, non mi piace il femminile. Se fossi stata una ragazza e mi avessero chiamato Riccarda, sì, avrei cambiato nome. Mi viene da ridere da solo. Se vuoi, tagga gli amici. Dunque, vediamo chi posso taggare. Allora, io ragazzi non lo so chi l'ha già fatto. Adesso vado a guardare le iscrizioni insieme a voi perché non mi sono preparato i tag. E decidiamo insieme. Scusate, ma sono con un computer di emergenza perché il mio è a cambiare la tastiera e non so chi taggare. Allora. Ah, ecco. Mi sono venuti in mente un pochino di nomi. Voglio taggare Ambra Stella. Poi Luca non esiste. Sara Magic 15 e basta. Ambra Stella, Luca non esiste e Sara Magic 15.
Quindi il video finisce qui, naturalmente io ho taggato tre persone, ma se c'è qualcun altro che lo vuole fare lo faccia, mi raccomando ricordatevi di dire che l'ha creato Caterina del canale Santina F. Vi saluto, vi mando un bacione grosso grosso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!